bello spettacolo. Lei è bravissima come al solito, comunque bravo anche l'altro attore. Veramente soddisfacente. No, è stato uno spettacolo molto bello e soprattutto che può aver lasciato qualcosa, nel senso esci con la possibilità di riflettere. È molto bello, divertente, bellissimo. Sì, a me è piaciuto molto, veramente sì. Molto carino, cioè faceva riflettere, però era simpatico e poi gli attori bravissimi. Sì, mi è piaciuto tanto il monologo quando raccontava dell'incidente in fabbrica. Quello particolare mi è piaciuto, mi ha toccato abbastanza. Poi mi è piaciuto tutto, la trovo brillante, la seguo, mi piace. È stato uno spettacolo splendido, mi è piaciuto e diciamo è valso la pena venire. È debuttato da poche settimane il nuovo spettacolo scritto da Stefano Massini per Ottavia Piccolo e la sua compagnia La Contemporanea. Con il titolo L'arte del dubbio, Stefano Massini parte dal saggio di Gianrico Carofiglio e lo contamina con altre fonti, come la manomissione delle parole dello stesso Carofiglio e con altre sue invenzioni personali. In scena accanto alla Piccolo c'è l'attore Vittorio Viviani, mentre la regia è firmata da Sergio Fantoni, che ha ideato un cabaret di ispirazione brechtiana con le musiche dal vivo eseguite da Nicola Arata. Qui si innestano i processi raccontati da Carofiglio, che permetteranno di mostrare l'importanza del dubbio per poter veramente capire certe situazioni. Ma ci sono anche inserti di tutt'altra natura, come un toccante racconto della strage della ThyssenKrupp interpretato dalla Piccolo. A scandire il ritmo, Massini introduce un decalogo del dubbio che immagina pronunciato dal serpente di Adamo ed Eva, che d'altronde fu il primo ad insinuare un dubbio nel genere umano. Siamo stati molto anche sorpresi perché secondo me è un testo molto diverso da quelli che Stefano ha fatto finora, però abbiamo visto che funziona perché è una riflessione sul dubbio, sulle domande che gli esseri umani si fanno e sulla manomissione delle parole che in questo periodo sentiamo in modo molto forte. Essendo una struttura scritta a quadri, la regia ha pensato di fare un cabaret brechtiano, cabaret quindi di tradizione europea, più che quello che nella nostra percezione comune abbiamo dell'idea di cabaret italiana. Cabaret italiano c'è una grande tradizione, molto nobile, si riferiva a quello tedesco. I gufi, innanzitutto, per fare un esempio. Qui facciamo quello, riferimento a quello, non ci deve essere equivoco. Per quello diciamo cabaret brechtiano, ci deve essere equivoco con quello che si intende oggi il comico. Bello, brutto, alto, basso che sia, non c'entra niente quello che è cabaret. Il dubbio è impazzire a cercare la verità, senza trovarla mai. Perché ogni volta che la troverete avrete il dubbio che non sia vera. Ma voglio aiutare. Il mio decalogo del dubbio. Secondo Ottavia Piccolo, che da oltre 50 anni alterna lavori in teatro, cinema e televisione, questo momento che stiamo vivendo non è soltanto di crisi per la nostra cultura, ma nasconde delle ottime potenzialità. Credo che le crisi siano sempre di crescita. Da quando ho cominciato a fare il teatro, cioè 51 anni fa, ho sempre sentito parlare di crisi. Ho cominciato, c'è la crisi del teatro, in questo momento non c'è pubblico, si chiudono i teatri, eccetera. Ho passato tutte le fasi, si chiudevano i teatri, poi si riaprivano, si facevano cinema, poi si chiudevano di nuovo, poi, insomma le ho passate tutte e siamo ancora qui. Mi sembra che negli ultimi anni ci sia una attenzione da parte del pubblico maggiore, una consapevolezza maggiore, una noia per la televisione che non ti dice più niente, a parte l'attualità, ma insomma tutto il resto non ti dà più nulla, e quindi una voglia di rimettere un po' tutto in discussione. Io come faccio a districarmi, a capire qual è quella... La verità, la realtà, è un cubo. Ah, sì, un cubo di cui noi vediamo sempre solo una faccia. Questa. E questa faccia la chiamiamo verità. Allora, capito, vuol dire che la stessa cosa è mille cose, a seconda di chi la osserva. Bravo. E lo stesso fatto è mille fatti, a seconda di chi
lo racconta! Molto attenta alla nuova drammaturgia, la piccola ha da sempre creduto nel lavoro di Stefano Massini e ha interpretato molti dei suoi testi, a partire da Processo a Dio fino al celebre Donna non rieducabile, ispirato al caso di Anna Politkovskaja, fino al più recente La commedia di Candido. Non dico di averlo scoperto, per carità, Massini si è scoperto da solo, nel senso che è bravo, però sono contenta di aver contribuito a farlo conoscere, perché è chiaro che tre tournée, quattro con questa, di suoi testi, penso che servano per farlo conoscere al pubblico, che vediamo che lo apprezza molto. Numero due, imita sempre chi vuoi persuadere, imita come muove le mani, la testa, come parla, sì come lui e ti crederà. Numero tre, qualsiasi cosa vendi, dica limitata. Chi ti ascolta vorrà essere tra i pochi. Mi sembra che ci sia una generazione di giovani teatranti molto agguerrita, scrittori di teatro tanti, come non ne avevo mai visti negli ultimi 30 anni. E questo mi sembra una buonissima cosa, perché se il teatro si limita a rifare senza reinventare i testi cosiddetti classici, senza ripensarli, secondo me fa un po' d'antiquariato. Presi un istruttore per fermare l'incendio, ma era vuoto. Ed è normale che fosse vuoto. L'azienda è in via di trasferimento, c'è la crisi. E sull'impianto antincendio per risparmiare si chiude o no. Antonio allora, con Bruno e Angelo, corre a prendere l'idrante, attacca la manichetta dell'acqua. Ma non esce acqua. Ed è normale che non esca. L'azienda è in via di trasferimento, c'è la crisi. E nemmeno il gruppo antincendio è lì in quel momento. Seguiva un altro allarme da un'altra parte della fabbrica. E ora parliamo di una delle più attive compagnie del territorio, i Gog Magog, che sta portando in scena nei teatri della Fondazione Toscana Spettacolo un lavoro basato su tre atti unici di Pirandello. Con lo spettacolo Questa sera si recita la nostra fine, la compagnia presenta L'uomo dal fiore in bocca insieme a Sogno ma forse no e All'uscita. La regia è firmata da Egum Teatro, una celebre compagnia del teatro italiano composta da Virginio Liberti e Annalisa Bianco. In scena ci sono due dei fondatori dei GOG, Carlo Salvador e Tommaso Taddei, insieme alla brava Rosanna Gai. È lei a dar voce da sola ai due protagonisti di Sogno ma forse no, un'opera dove sogno e realtà si intrecciano che mette in scena il dialogo tra due innamorati. Il testo è molto studiato per la sua forma, che anche nelle didascalie presenta la formula ma forse no, che mette costantemente in crisi ogni incertezza, persino riguardo alle indicazioni sceniche. Perché un inganno, anche pietoso, è un tradimento. Sì, quando l'uomo o la donna l'accetta, come il mendicante l'elemosina. Vorrei sapere come tratteresti un mendicante che per dimostrarsi grato dell'elemosina che gli hai fatta pretendesse baciarti in bocca come un innamorato. Ma scusa, se l'elemosina è d'amore, un bacio è il meno che un mendicante possa chiedere, no? Il sogno della protagonista è un sogno macabro che parla di morte e la morte è al centro anche degli altri due atti unici, L'uomo dal fiore in bocca, la storia di un uomo malato di tumore a cui resta poco tempo da vivere e All'uscita, un dialogo tra alcuni defunti che si ritrovano in un cimitero. Scritti tutti intorno agli anni 20, questi testi sono forse più letterari che teatrali, tanto che lo stesso Pirandello aveva inizialmente scritto All'uscita non pensando alla rappresentazione scenica. Ma allora... Io, voi e tutte queste persone che sono qua, che cosa siamo ora, si può sapere? Apparenze d'apparenze. No, la stessa apparenza, ma con questo divario che quella che ci davano gli altri adesso è là, nella tomba, e quella che ci davamo noi è qua. Ancora per poco. Gli attori sanno restituire le atmosfere sospese del testo con un preciso lavoro sulla voce, a volte indossando delle maschere neutre.
Molto accurato anche l'uso della musica, che contribuisce a creare la suggestione immaginata da Pirandello. La morte, capisce, è passata, m'ha ficcato questo fiore in bocca e m'ha detto: tienitelo caro, ripasserò tra 8 o 10 mesi. E per questo a casa io non ci sto. Ho bisogno di starmene dietro le vetrine delle botteghe o nei giardini pubblici, perché lei capisce, se mi si fa un momento di vuoto dentro, lei lo capisce. Posso anche ammazzare come niente tutta la vita in uno che non conosco. E ora veniamo alla nostra agenda con i principali appuntamenti della settimana, mentre per avere l'elenco completo potete andare sul sito della Fondazione Toscana Spettacolo. È in arrivo a Vicchio e Campiglia il Pitone 18.000 giorni. In scena Giuseppe Battiston, ben noto per i suoi lavori al cinema e pluripremiato anche in teatro. Interpreta un uomo che improvvisamente perde il lavoro e si rende conto di quanto siano cambiate le cose in Italia in soli 18.000 giorni, vale a dire 50 anni. Accanto a lui il cantautore Gianmaria Testa, che lo accompagna con le sue canzoni originali. Il testo è firmato da Andrea Baiani ed è diretto da Alfonso Sant'Agata, che con la sua compagnia Katzenmacher è da sempre molto attivo in Toscana. E torna anche la Mandragola nell'adattamento di Ugo Chiti per la sua Arca Azzurra Teatro. Chiti riscrive una parte del testo ma mantiene inalterata la struttura della commedia di Machiavelli. La trama quindi è nota e la beffa ordita dal giovane Callimaco ai danni del vecchio Messarnicia per riuscire a giacere con sua moglie Lucrezia. Lo aiuteranno il faccendiere Ligurio e il cinico frate Timoteo. In tournée anche Gen Gè, un nuovo allestimento del pirandelliano Uno Nessuno 100.000. È un progetto del regista Roberto Bacci, prodotto dalla Fondazione Pontedera Teatro, da lui diretta, mentre la drammaturgia è firmata dal suo abituale compagno d'avventura Stefano Geraci. Il romanzo di Pirandello diventa ora la traccia per una serie di domande che il protagonista si pone come in una seduta psicanalitica. In scena Savino Paparella, Francesco Puleo e Tazio Torrini. Chi è di scena finisce qui, ci vediamo come sempre tra una settimana con il nuovo spettacolo di Gianmarco Tognazzi, Un nemico del popolo. Potete contattarci servendovi della nostra pagina Facebook o della casella di posta elettronica, mentre per rivedere le ultime puntate potete anche usare il nostro nuovo canale su Vimeo.